Oggi facciamo un altro po' di esercizi sui mock-up, no? Che ci daranno ancora compagnia in laboratorio questa settimana e la prossima, mentre domani, a partire da domani in aula, inizieremo il prossimo capitolo, che è quello relativo alle misure e agli indicatori di prestazioni, cosiddetti KPI, all'interno dei sistemi informativi. Allora, se ricordate la volta scorsa, abbiamo creato un primo mock-up molto semplice per la definizione della data del compito e ci siamo riservati per la volta successiva, che sarebbe oggi, di fare qualche cosa di un pochino più complesso. Allora, qualche cosa di più complesso, se non vogliamo per ora spostarci su un altro caso d'uso, possiamo rimanere su questo caso d'uso a livello summary e concentrarci su quello che è più complesso, cioè la pagina o l'insieme di pagine di gestione di domande e risposte. È l'esatto opposto rispetto a quello che avevamo fatto prima. Prima era necessario, nel caso d'uso, definizione data del compito, semplicemente specificare una data e un titolo, finiva lì. Adesso, gestione domande e risposte, in realtà è un caso d'uso abbastanza articolato, che può comprendere varie sottocasi d'uso di livello subfunction, quindi di singole sottofunzionalità. Allora, anche qua cerchiamo di affrontarle sui due livelli, descrizione dello scenario e creazione del mockup. Cerchiamo di dedicare un pochino più di tempo al mockup e meno allo scenario, quindi lascerò dei campi in bianco, diciamo così, cominciamo solamente a scrivere le cose che ci interessano, che sono necessarie per il mock-up, solo per riuscire, diciamo così, nell'ora e mezza che abbiamo a disposizione, effettivamente riuscire a sviluppare una parte significativa di mock-up. Allora, qui ci immaginiamo un sistema. Cos'è questo caso d'uso? Il caso d'uso nel quale il docente a un certo punto ha definito la data dell'appello e decide di lavorare sulle domande e risposte del compito. La prima volta dovrà sicuramente, l'unica cosa che potrà fare la prima volta che entra sarà inserire nuove domande, le volte successive potrà decidere di inserire nuove domande, cancellare quelle esistenti e modificare quelle esistenti. E sono i tre sottocasi d'uso. Allora, proviamo a immaginarci un sistema in cui il docente entra e può fare queste cose. Quindi cerchiamo di descrivere, ci sarà un primo livello, diciamo così, di accesso in cui posso entrare e decidere cosa fare, e poi un livello più esecutivo che è rappresentato da queste subfunction che indica poi le singole operazioni che il docente può fare. Poi cerchiamo di capire se le vogliamo fare, saranno molto simili o diverse tra di loro. Allora, partiamo dal caso d'uso di livello alto, quello di user goal, gestione domande e risposte. Noi avevamo già preparato la volta scorsa tutte i template per scrivere le descrizioni e mi concentro essenzialmente l'intenzione e sullo scenario, no? Gli altri campi li lasciamo in bianco per oggi. Quindi l'intenzione è il docente desidera lavorare sull'insieme domande e relative risposte di un compito già definito, di cui la data e il titolo sono già state definite. Di un, non del. La relazione tra docente e compito è di uno a molti. Quindi, anche pensando di non vedere i compiti vecchi, quelli che sono già svolti, il docente può accedere a molti, più di uno, potenzialmente compiti. No, ho definito l'appello, che ne so, adesso a febbraio, marzo, gennaio, febbraio, ci saranno due appelli, allora io ho definito le due date.
e poi lavorerò separatamente sulle domande dell'una e sulle domande dell'altra data. Qui c'è un primo livello di accesso che sarà quello di scegliere qual è l'appello su cui voglio lavorare, tra quelli definiti e non ancora scaduti, in qualche modo, e poi che cosa ci faccio. Ok, non c'è un appello e basta su cui il docente può lavorare. Il docente, ce lo diceva il modello dati, che docente prepara compito è una relazione molteplice, il docente può preparare molti compiti. Quindi nel momento in cui entro nel sistema dovrò dire su quale compito voglio lavorare. Allora, scenario. Lo scenario in questo caso prevede che il docente seleziona, se vogliamo, la funzionalità di gestione delle domande, e in qualche momento dobbiamo decidere quando gli facciamo scegliere l'appello su cui vuole lavorare. La cosa più semplice potrebbe essere dire che il docente, al punto 1, il docente seleziona la modalità di gestione delle domande. Fatemi vedere come avevamo scritto la volta scorsa, avevamo scritto l'utente chiede di inserire un nuovo compito. Seleziona, qui l'ho scritto con parole diverse, ma ciò a cui sto pensando, pardon, è a questo mockup, in cui la volta scorsa avevamo un bottone inserisci data, togliti, inserisci data nuovo appello, adesso aggiungeremo un bottone gestisci domande e risposte. È un modo di farlo, non è l'unico. Quindi in questo caso, questo punto 1 sarà attivare il bottone opportuno. A questo punto il sistema cosa mostra? L'elenco dei compiti o degli appelli già definiti. Non mostra ancora l'elenco delle domande. Io ho detto gestisci le domande, ok, il sistema mi chiede, va bene, di quale appello, su quale appello vuoi lavorare? Quindi il sistema dovrà mostrare l'elenco dei compiti già definiti, dei quali avevamo già definito la data, e non ancora scaduti, perché altrimenti non ha senso. Il compito che si è già svolto ieri non posso andare a cambiare le domande. L'unica cosa che potrò fare di un compito che si è già svolto è andare a modificare i pesi delle valutazioni, ma quello è un altro caso d'uso. Okay? Allora a questo punto l'utente cosa farà? Beh, il docente sceglie il compito su cui vuole lavorare. A questo punto il sistema cosa fa? Gli mostra qual è l'attuale contenuto del compito. Allora, come ce lo immaginiamo? Potrebbe essere una schermata riepilogativa in cui dice questo appello ha 27 domande già caricate, oppure 0 domande già caricate se siamo all'inizio, e poi in qualche modo l'utente deve dire cosa fare, oppure già gli mostra tutte le domande e le risposte caricate. Possono 27, effettivamente, con 5 risposte ciascuna, rischia di essere un po' lungo. Però darebbe all'utente il colpo d'occhio su tutto ciò che c'è. Oppure potrebbe essere una via di mezzo. Io potrei fare solamente vedere i nomi delle domande senza tutte le risposte. E se poi le voglio modificare, aggiungere, eccetera,
ci vado sopra, seleziono una e poi dopo vedrò tutti i dettagli. Quindi una vista di indice. È un elenco facile da scorrere. Da un lato avere una videata, pensiamo dal punto di vista dell'utente, che dica in questo compito ci sono già 18 domande. Cosa vuoi fare? Aggiungerne una? Dammi un attimo di tempo per ricordarmi quali erano le 18 domande che ho fatto la settimana scorsa. Dammi un po' di contesto per capire se andava già bene oppure la domanda che ho in mente l'avevo già fatta uguale o simile. Quindi solamente dire quante domande ci sono, che cosa vuoi fare, non è una buona soluzione per l'utente. È una buona soluzione per il sistema, che è pigro, non deve fare nulla. Mentre invece la versione opposta, in cui ti do la lenzuolata di 18 pagine, anche lì è scomodo. No, potrebbe esistere una modalità anteprima, non so che me le fa vedere tutte per poterle stampare, ma non sicuramente nella gestione normale, devo andare avanti e indietro e mi perdo essenzialmente. Quindi, dal punto di vista dell'utente, quello che mi sembra la modalità più semplice è mostrargli un sunto delle 27 o 0, quando non ce ne sono ancora domande, e questo sunto potrebbe essere la domanda, il quesito, o eventualmente il quesito troncato nel caso in cui i quesiti siano lunghi, cioè la prima riga del quesito. Quindi, ma adesso il dettaglio lo vedremo poi sul mock-up. L'idea che io mi faccio adesso, il livello di processo, è che il sistema mostra all'utente l'elenco delle domande già inserite. Poi quanto facciamo vedere della domanda, quanto non lo facciamo vedere, lo decidiamo poi a livello grafico. Quindi il sistema mostra all'utente l'elenco delle domande già inserite. A questo punto cosa può fare l'utente? È richiamare uno dei casi inclusi. Io ho l'elenco delle domande e posso decidere che aggiungere una nuova. Aggiungere una nuova significa andare a richiamare il caso d'uso che si chiama, dunque, diagramma, preparazione del compito, si chiamava inserimento domanda-risposta. Oppure modifica uno esistente, oppure elimina uno esistente. Che sono tre casi d'uso separati. Allora li posso mettere, li devo mettere come estensioni, no? O meglio, di questi ne potrei mettere uno come scenario principale e gli altri due come estensione. Se volessimo che uno, diciamo così, fosse il caso normale. Ma è abbastanza una nostra scelta. Io potrei pensare che l'inserimento di una domanda sia il caso normale e la cancellazione della modifica invece siano delle varianti. Allora, in questo caso io direi semplicemente al punto 5 includi, di che cosa? Inserimento domande e risposte. A questo punto dello scenario principale viene incluso il contenuto di un altro caso d'uso e non sto a ripeterlo qui. Oppure in alternativa 5A posso fare l'include di modifica domande e risposte, oppure 5B posso fare l'include di si chiamava elimina domanda.
E dopo che ho fatto queste cose, cosa faccio? Torno di fatto al punto 4 sempre. No, immaginate l'elenco delle domande, poi c'è un bottone, aggiungi una nuova, aggiungi, faccio delle cose per aggiungerla, poi quando avrò finito di aggiungerla torno all'elenco delle domande, quindi punto 4, in cui questa volta ce n'è una in più. Quindi dopo che ho incluso quella funzione, torno, diciamo 6, torna al punto 4. E sono sempre lì. Questo vuol dire che a un certo punto l'utente deve poter anche smettere, e quindi quando sono sul punto 4, quindi ho sempre questo elenco aggiornato di domande, posso decidere di aggiungere una nuova, modificarla, cancellarla oppure uscire. E quindi una ulteriore alternativa che chiamo 5C è esci dalla funzione. L'utente, il docente sceglie di uscire dalla funzione. Ok? Adesso, prima di costruire i diagrammi, cioè i casi d'uso inclusi, cominciamo a costruire il mock-up di questo, la parte comune di fatto. Allora, quali sono le videate che dovremmo preparare? Il punto 1, l'abbiamo già accennato, dovrà andare ad arricchire la pagina principale del sistema di gestione quiz. Quindi è il docente seleziona la modalità di gestione delle domande, da dove la seleziona? Dall'home page, dalle funzioni principali che gli vengono proposte. Per ora stiamo mettendo dei bottoni lì, quando ci accorgeremo che questi bottoni diventeranno troppi, probabilmente dovremmo organizzarli in un elenco di link o di menu o di sottomenu. Ma per ora sono due funzioni, ci può stare. Primo. I punti 2 e 3, sistema mostra l'elenco dei compiti, l'utente sceglie il compito su cui vuole lavorare, è un passaggio di interazione. Informazione fornita dal sistema, ricordiamoci le quattro domande che dobbiamo farci a livello di mockup. Che cosa mostra il sistema? Come lo mostra? Che cosa fornisce come risposta all'utente e come lo fa? Allora, che cosa ce l'abbiamo già scritto qui? Il sistema fornisce l'elenco degli appelli e l'utente ne sceglie uno. Il come lo decidiamo adesso facendo il mockup. Quindi è il primo mockup che faremo. Il secondo sarà questo, il punto 4, e la possibilità di attivare i punti 5, 5A o 5B. Quindi il mockup successivo, se vogliamo, copre tutto. 4, 5, 5A, 5B, 5C, in quanto include le informazioni mostrate all'utente nel passo 4 e le azioni che l'utente può fare per attivare il 5A, il 5 o 5A o il 5B. E anche il 5C, ma è solo bottone di annulla quello, 10. Quindi ce la caviamo con due mock-up alla fine. Allora, partiamo dal punto 1. Punto 1 l'abbiamo già detto 6 volte, quindi facciamolo. Significa aggiungere un altro bottone qua sotto che chiamiamo magari gestisci domande e risposte. Nel mockup che avevamo chiamato home page docente la volta scorsa. Ok?
Adesso cominciamo a creare i mockup veri e propri. Per facilitarci i riferimenti, avevamo dato un nome, così come l'altro avevamo definito DDC, definizione dato compito, questo gestione domande e risposte, chiamiamolo GDR, gestione domande e risposte, solo per non dover scrivere dei nomi di mockup lunghi 12 righe. Questo quindi è il GDR, e il primo step, o meglio, dobbiamo creare il primo mockup che compone gli step 2 più 3 del GDR, gestione domande e risposte. Okay? Allora, creiamoci un nuovo mockup. Dunque, non c'è qua il nuovo, no, devo tornare indietro. New mockup, qua sotto. No. New mockup, ci metto il browser. Vediamo come l'ha fatta piccola. Aspetta, ho fatto qualche pasticcio con le risoluzioni. 1-1. Adesso ho finito. Allora. Avevo fatto uno zoom che non dovevo. Ok, allora all'interno gli possiamo mettere un titolo gestione domande e risposte, vabbè, siamo largo. Allarghiamo il browser e dentro questa gestione domande e risposte il primo passo è il sistema mostra l'elenco degli appelli. Allora, come lo mostro? Che cosa devo mostrare? Per ogni appello lo mostrerò la data e il titolo, che sono le due uniche informazioni che ho e vale la pena di mostrarle entrambe. E l'utente ne deve scegliere una. Allora, io potrei, quanti sono, ecco, l'altra informazione che ci serve, quanti pensiamo che possano essere questi appelli da mostrare? 2, 3, 4 o 20, 30, 40? Perché poi l'interfaccia utente la facciamo in modo completamente diverso. Direi che sono dell'ordine di 2, 3, 4, 7, 8 massimo, via. Quindi possiamo scegliere una modalità di visualizzazione in cui vengono mostrati tutti contemporaneamente, mentre invece se fossero di più dovrei pensare a un elenco in cui posso fare lo scrolling oppure delle pagine successive, dividerlo un attimino per non avere 50-60 appelli nella stessa pagina che risultano di difficile consultazione. Quindi lì elenco e poi l'utente ne deve scegliere uno. La cosa più semplice affinché l'utente li possa scegliere è che il singolo appello sia già di fatto cliccabile, non selezionabile. In alternativa potrei avere l'elenco e a fianco di ciascuno un bottone che si chiama scegli. Se vogliamo ho questi tre modi. C'è un elenco con poche voci, ne devo scegliere una, 3 più 1 modi. Il primo modo è stampo l'elenco e faccio sì che le voci dell'elenco siano cliccabili, quindi cliccando la voce seleziono l'elemento. Seconda opzione, stampo l'elenco e a fianco di ciascuna voce metto un bottone, scegli. Terza possibilità, stampo l'elenco, a fianco, a sinistra, di ciascuna voce metto un radio button, in modo che l'utente lo selezioni, e al fondo un bottone scegli. Ovviamente selezionerà quella che è stata evidenziata. Ci sarebbe la quarta modalità, ma in questo caso mi sembra molto
scomoda, che è quella di avere una tendina. La tendina di scesa, clicco, si apre, fa l'elenco delle voci, ne scelgo una. In questo caso non la consiglierei per due motivi. Uno, non abbiamo problemi di spazio, quindi il drop down non è che ci serve. Due, abbiamo molte informazioni da mostrare, perché abbiamo il titolo da mostrare, quindi una tendina che si allarga così è molto scomoda da vedere, è brutta da vedere, è scomoda da visualizzare. Quindi rimangono quelle altre tre. In ordine, le ho descritte in ordine, se vogliamo, decrescente di immediatezza. Vedo la voce, la seleziono, ho finito. Vedo la voce, schiaccio su un bottone a fianco, devo già fare l'associazione mentale che quel bottone è associato a quella voce. Non è difficile se li metto ben incolonnati, ma è un passaggio logico in più. Però potrebbe avere un vantaggio se io mi immagino che magari questa interfaccia la vedo su un tablet, su un dispositivo touch, il fatto di dover poter andare su e giù, toccare, selezionare le voci e poi però dovermi spostare, toccare da un'altra parte per selezionarla, mi dà un margine di errore maggiore. Mentre invece se il solo toccare la voce la seleziona, potrebbe, diciamo così, intercettarmi un tocco casuale errato come già una conferma. Però tra tutte queste opzioni io proporrei di scegliere la prima. Come le inseriamo queste date? Quindi, riassumendo, tra le varie opzioni facciamo un elenco di voci cliccabili. Adesso ci chiediamo, come lo facciamo questo elenco? Un elenco puntato? O una tabella? Secondo me è una tabella. Perché ho due campi che sono la data e il titolo che sono di natura molto diversa. Le date si prestano bene a essere incolonnate in una sua colonna e poi a fianco c'è la descrizione, potranno essere più lunghe, più corte, l'elenco puntato, no? Quindi inseriamo una tabella in cui descriviamo, mi siedo perché, dunque, togliamo questo così abbiamo più spazio. Così impariamo a usare l'oggetto tabella. L'aspetto finito è questo. Cosa notiamo all'interno di questa tabella? Notiamo una riga del titolo che possiamo mettere o togliere, nel senso che c'è questa casellina header row, si legge poco ma è qua, che dice se la prima riga è una riga di intestazione oppure una riga normale di dati. E poi ho dei triangolini che mi indicano se questa colonna può essere ordinata, può essere, l'utente cliccandoci sopra può ordinare in modo crescente e decrescente. In questo caso dice che il nome è ordinato in modo crescente, il campo employee è ordinato in modo decrescente col triangolino in basso. La doppia freccia vuol dire che se ci clicchi sopra la puoi ordinare, mentre questa non è una colonna che puoi ordinare. E poi ci sono i dati. Come si fa a ottenere questo? Ma con una sintassi tutta sua. Allora, le varie righe della tabella sono scritte una riga sotto l'altra. Le varie colonne sono separate da virgola. Vedete che qua c'è una virgola, qui c'è un'altra, qui c'è un'altra, dopo la odiceo, eccetera. I triangolini per ordinare, che possono comparire sulla prima riga, sono o il simbolo dell'accento circonflesso oppure la V da sole, e lui li interpreta e li trasforma in un triangolino. Nel caso in cui ci siano delle voci che devono andare su più righe, vedete che qua va a capo, lui usa il simbolo barra R per andare a capo. È essenzialmente questo. Questa cosa qui sotto credo che definisca le dimensioni delle colonne se non le vogliamo definire in automatico. Allora, proviamo a usare questo esempio per dire che a noi interessa la data, che sarà tipicamente ordinata in modo decrescente, abbiamo prima i più recenti, e poi il titolo dell'appello.
E quindi ci potrà essere un appello il 28 di gennaio del 2015, virgola, il titolo è primo appello dei sistemi informativi. Poi, io non so le date, le sto mettendo a caso, non me le ricordo. Il 15 febbraio 2015 ci sarà il secondo appello. Ma poi magari in mezzo c'è anche, non so, al 18.02.2015, potrebbe esserci un altro appello, che non so, posso avere appello unico di tecniche di programmazione che dovrò fare. E così via. Quindi metto dei dati d'esempio e la tabella viene formattata in questo modo. Qui mi fa la V e non la virgolina perché secondo me sono, ecco, non sono spazio di troppo e lui mi punisce. Ok. E questa è una serie di voci. Se volevamo, se avessimo voluto far scegliere all'utente l'appello con un radio button, avremmo potuto usare aperta e chiusa tonda, no, come si fa? Aperta spazio tonda, qui è molto sensibile agli spazi, infatti, e io sono sensibile a non ricordarmi le cose. Come si faceva? Con la O. Ma se io non voglio la O? Perché lo voglio vuoto? Vabbè, metto la O. Ovviamente se andate con più calma nell'help del sistema, no, vedo, non gli piace. Non gli piace metterlo davanti, lui lo vuole mettere dopo, vabbè, ok. La vuole mettere per ultimo, secondo me vuole fare così. Infatti. Allora, rifacciamo. Una delle possibilità che avevamo accennato prima, e ci costa talmente poco passare da una all'altra che si può anche provare a vedere, immaginare, era, abbiamo l'elenco degli appelli sicuramente, a fianco di ciascuna c'è un radio button, l'utente ne seleziona uno, quello che, su cui vuole lavorare, e poi ci vorrà a questo punto un bottone di conferma. Scegli, seleziona. Abbastanza naturale. L'alternativa, dicevamo, era fare sì che ciascuna di queste voci fosse un link. Ma nessuno ci vieta in realtà di fare entrambe le cose contemporaneamente. Se forniamo più modalità diverse di ottenere lo stesso risultato, andiamo sempre incontro all'utente che si aspetta un modo e all'utente che se ne aspetta un altro. Ci costa abbastanza poco. Quindi, vabbè, aggiungiamo per ora un bottone. Sapendo che le singole voci potranno anche essere un link. Quindi il bottone ci deve essere se ci sono i radio button. Dopodiché queste singole voci potrebbero anche essere dei link. Adesso in questo istante non mi ricordo come si fa a rendere un testo del link, ma non voglio perdere tempo, farvi perdere tempo adesso. C'è il modo per formattarlo. Cosa abbiamo fatto qua? Non perdiamoci nella grafica.
abbiamo mostrato l'elenco dei compiti, che cosa? L'elenco dei compiti, come? Come tabella. Il docente può scegliere che cosa? Uno dei compiti, e quindi ho dato la modalità di scelta di un elemento, grazie al radio button ne posso scegliere uno solo, oppure facendo clic su uno di questi ovviamente ho scelto quello. Cosa può fornire l'utente come dato? Un compito, come nelle due modalità, con radio button oppure cliccando sul titolo. A questo punto sono al passo 4. Il sistema mostra all'utente l'elenco delle domande già inserite. Quindi, questo lo faccio una volta sola, poi entrerò dentro a gestire l'appello del 15 febbraio 2015. Allora, salvo questo mockup. Come GDR, gestione domande e risposte, step, abbiamo detto che erano gli step 2 e 3. E questo lo possiamo anche duplicare, ovviamente questa tabella la tolgo, non mi serve più. Lo chiamiamo a questo punto gestione del compito del 15.02.2015. E siamo al punto 4 del nostro scenario. Il sistema mostra all'utente l'elenco delle domande già inserite. Quindi potrà mostrare anche qua, direi, una tabella con i titoli delle domande, oppure la voce nessuna domanda presente, se per caso non ce n'è ancora nessuna. Quindi tendenzialmente mostriamo una tabella, che secondo me può avere due campi, uno è il numero della domanda e l'altro è il quesito. Poi vediamo se aggiungere altre cose, quindi domande 1, 2, 3, supponiamo ce ne siano già 3 o 4, e i quesiti sono... sono domande a risposta singola, no, a risposta chiusa, quindi devo fare domande del tipo quale è il tuo piatto preferito? No, all'esame non c'è questo. Quali sono i campi del template degli use case? Quale delle seguenti affermazioni è errata? E così via. Non so, domande di esempi di questo genere. Domande, oppure, no, in alternativa abbiamo detto che se non ci sono quesiti potrebbe comparire una scritta, mettiamola magari rosso per far capire che è un'alternativa, oppure non ci sono ancora domande, non ci sono domande inserite. Questa compare solamente ovviamente se non ci sono domande. La prima volta comparirà. Noi non abbiamo un passaggio separato, un mockup separato, quindi descriviamolo in questo. Adesso, questa ci dà la prima metà di questo mockup.
Che cosa mostra il sistema? L'elenco delle domande. Come lo mostra? Attraverso una tabella oppure attraverso un messaggio nel caso in cui non ci siano le domande. Poi viene la seconda metà, come permetto all'utente di interagire con questo mockup. All'utente che cosa può fare? Può inserire una nuova domanda, modificare una domanda esistente, eliminare una domanda esistente. Questi sono i tre casi. Oppure abbandonare, cioè terminare. Allora, come fareste l'attivazione? Qui non dobbiamo inserire la domanda, dobbiamo dare all'utente la possibilità di dire voglio inserire la domanda, e allora a quel punto passo nell'altro caso d'uso dove ci saranno i campi da inserire. Come fareste? Aggiungeremmo o un link o un bottone con scritto aggiungi, inserisci nuova domanda. Possiamo mettere qua sotto, sotto la tabella? Io qua non scrivo ancora il titolo della domanda, c'è solamente il bottone, non ho un campo di testo in cui potrei scrivere, perché potenzialmente il testo potrebbe essere lungo. Quindi io ho una prima funzione che è un bottone, voi mi dite, inserisci nuova domanda. Ok. Poi invece la modifica di una domanda esistente. Come la vogliamo fare? Qualcuno ha delle idee di come vorrebbe vedere? Cosa vi verrebbe da fare se aveste un'interfaccia di questo genere? Questa niente, perché purtroppo l'unica cosa che puoi fare è schiacciare su questo bottone. Ma cosa vi manca per poter dire modificala? La sezione poi? E poi un bottone modifica. Quindi lei propone di selezionare una voce, quindi immagino con dei radio button da qualche parte, e poi aggiungere un bottone modifica. Così. Accanto a questo modifica. Quindi, però immaginiamo di mettere dei radio button qua, e poi un bottone modifica? No, no, è quello che pensavi? Ok. Funzionerebbe se non ci fosse questo inserisci. Questo inserisci mi sballa un po' il modello mentale, perché se io seleziono una voce e poi scelgo un bottone per dire che cosa voglio fare con quella voce, allora mi sta bene se scrivo modifica, mi può star bene se scrivo cancella, perché modifica quella cancellata, quella selezionata elimina quella selezionata, ma l'inserisci non c'entra più niente col bottone selezionato. Mi crea confusione. Cioè, cosa succede? Se seleziono una voce e clicco inserisci, vuol dire che la voglio inserire dopo quella? Prima? Al posto di? Oppure non c'entra niente? È l'ultima quella giusta, però non si capisce al volo. Per cui dobbiamo trovare un modo per far capire al nostro utente che ci sono azioni che agiscono sulle domande già presenti, più un'azione che agisce sulle domande non ancora presenti. Ve la faccio più facile. Qual è l'azione che vorreste fare per cancellare una voce? Questo è ciò che si fa normalmente, cioè a fianco di ciascuno di questi indico le azioni che posso compiere, o con due bottoncini, o con due link, o con due iconcine. Classico è l'iconcina con la matitina per dire edit, modifica,
l'iconcina con la X per dire cancella. A quel punto non c'è possibilità di dubbio. Ma vi dicevo, vanno bene le icone, va bene il testo con scritto elimina cliccabile, va bene l'icona. È a livello logico che queste azioni devono essere dentro, raggruppate dentro la singola voce e non messe fuori. Prima era più facile perché c'era un'azione sola possibile, quindi non avevo dubbi. Quindi qua potremmo appunto aggiungere altre due colonne, che sono edit, modifica e elimina, e le mettiamo con a fianco il modifica, adesso qua non c'ho l'icona, quindi mettiamo un punto interrogativo, ed elimina, mettiamo una X. Adesso al posto di questo punto interrogativo bruttissimo che ho messo, immaginatevi l'icona di una matitina. Metto un punto esclamativo che gli somiglia di più. O è un tentativo disperato. Abbastanza disperato. Poi se vi leggete il manuale vi spiega anche come fare a mettere queste cose centrate anziché allineate a sinistra. Potrei anche mettere la parola modifica, in alcuni casi viene fatto. Ripetute tante volte, ma in blu come link si capisce che è. Quindi noi vediamo se abbiamo fatto tutto. Il sistema mostra all'utente l'elenco di domande già inserite? Sì. Attivazione della funzionalità di inserimento domande e risposte. Sì, ce l'abbiamo, è questo bottone, inserisci nuova domanda. Modifica domande e risposte, ce l'abbiamo perché basta cliccare sull'iconcina di modifica della domanda che voglio modificare. Elimina domanda, basta cliccare sul bottone elimina a fianco della domanda che voglio eliminare. Uscire dalla funzione, questo non l'ho ancora fatto. Quindi devo aggiungere un bottone, chiudi o esci da qualche parte. Sì, dimmi. E qua adesso no. E purtroppo nella tabella non è facile mettere... Allora, le posso poi mettere sopra. Ciò che posso fare qua con il mockup è creare un'icona. No? Come icona. E poi me la devo però piazzare... E supponiamo che questa magari la facciamo gialla perché è il colore della matita, devo riuscire a rimpicciolirla se riesco a beccare gli angolini e posizionarla nel punto giusto. È un'operazione da fare proprio per ultima quando siamo sicuri che non ritocchiamo più la tabella. Purtroppo lui non è in grado dentro una tabella di includere un'immagine, cioè il linguaggetto che usa per definire tabelle. No, vuol dire che potremmo non avere, o anche solo una magari la facciamo, per vedere. Un conto è, sto cercando di cancellarti, l'hai capito? Un conto è fare il mockup corretto con gli elementi che ci sono, un conto è farlo interattivo, ovviamente dal lavoro in più. Ci riusciamo bene perché è più semplice per gli utenti, ma è importante aver deciso che cosa ci sta. Allora, questo qua lo chiamiamo GDR step 4, 5, ABC. Ecco, manca ancora, dicevamo, invece il bottone chiudi, esci. Allora a questo punto mettiamolo, inserisci qua e l'esci in fondo. Chiudi.
Ci piace? Sì. Sì, questo l'avevamo detto, o l'una o l'altra saranno. Allora, come fare per chiarirlo? Io potrei aggiungere una nota. No, per chiarirlo uno può dire, guarda, non ci sono domande, compare se e solo se la tabella è vuota. Lo metto fuori dalla pagina, così non è dentro il browser, è un commento. In questo caso al mockup, una chiave di lettura, o ne faccio due separati. Quindi, ripercorriamo i passi dell'utente. Scelgo, gestisci domande e risposte. Seleziono l'appello e arrivo in questa pagina. La prima volta questa tabella non ci sarà, ci sarà solamente non ci sono domande inserite, inserisci una domanda o chiudi. Lui farà inserisci una domanda la prima volta per forza, ma le volte successive potrà inserire una domanda oppure modificare una domanda esistente e eliminare una domanda esistente. Provate a farci l'occhio tutte le volte che usate qualche sito. Fermatevi un secondo sulla pagina e andate a vedere che cosa c'è, cosa avete messo, quali sono le azioni che potete fare. No? Perché poi alla fine sono tutti uguali. Non per caso, perché ci sono queste convenzioni diciamo così, di buon uso, di buona usabilità, che fanno sì che una certa operazione alla fine tendano a proporti di farla tutti nello stesso modo. Ok, e qui abbiamo praticamente concluso questo caso d'uso. Quello della eliminazione è più semplice di tutti tra i casi d'uso, tra le sottofunzioni accessibili. Partiamo dal più semplice. Cosa ci aspettiamo che succeda se l'utente clicca sulla X? Primo caso, clicco sulla X e scompare la riga. L'hai persa, ciao. Secondo caso, l'utente clicca sulla X. La riga scompare e poi compare un messaggino sotto del tipo: hai cancellato questa riga? Undo. No? Vuoi annullare la cancellazione? Se hai cancellato per sbaglio, fai annulla così torna. Lo riprendi. Terza possibilità, clicco sulla X, mi compare un pop-up che mi dice: sei sicuro di voler cancellare? Sì, no. Che è il più facile da fare. Ma tutto sommato anche quello un po' meno friendly, pop-up che ti fa la domanda, brutale, sì, perché quando sei sicuro clicchi sì, e quando lo fai per sbaglio clicchi lo stesso sì, perché ormai sei abituato a cliccare sì tante volte. No? Quindi una linea guida abbastanza forte è quella di dire: non obblighiamo mai l'utente a fare dei passaggi non necessari. Quindi rispondere voi, sei proprio sicuro? Perché poi di fatto lui risponde in automatico. Ma piuttosto diamogli la possibilità di tornare indietro, cioè fare in modo che nessuna azione sia irreversibile. Perché purtroppo noi esseri umani ci accorgiamo di un errore subito dopo che l'abbiamo fatto.
non un attimo prima di farlo, perché sennò non lo faremmo. Quindi è sempre meglio dare all'utente la possibilità di rimediare un errore appena fatto, piuttosto che mettergli degli ostacoli per impedirgli di fare l'errore, perché poi quegli ostacoli alla fine non gli impediranno di fare l'errore, perché per abitudine clicchi su ok senza leggere, ma invece le 99% delle volte in cui lui voleva veramente cancellarlo saranno di impedimento, gli allungheranno il percorso. Ok? Quindi in questo caso a livello di mockup non si vede praticamente nulla se usiamo questo tipo di convenzione di interazione, perché quando lui clicca sulla voce elimina, semplicemente gli verrà ripresentata la tabella con una voce in meno e con un messaggio in più. Proviamo a scriverlo. Siamo nel elimina domanda, scenario principale. Allora, scenario principale inizia sempre con l'utente sceglie di modificare una domanda visualizzata. Questo in realtà ce l'abbiamo già nel mockup prima, no? È la nostra X. Quasi sempre la prima riga di uno scenario è relativa a un mockup di un caso d'uso precedente da cui provengo, poi dalla seconda riga che cominciano i miei veri mockup. Il passo 2 cosa fa? Il sistema elimina la domanda e ripresenta la tabella priva della domanda stessa, con in più il messaggio, un messaggio che conferma l'eliminazione. Punto. L'utente non deve far nulla. Nel caso normale, success scenario, lo scenario si chiama elimina, e quindi il successo è quando l'ho eliminata, non devo più far nulla. L'eccezione invece è quando l'ho eliminata per sbaglio. Allora, come eccezione c'è un passo 3, chiamiamolo, lo possiamo chiamare 3A per dire, è sicuramente un passo 3, perché è un'azione dell'utente successiva alla tabella visualizzata dal sistema. In realtà nel caso normale non c'è un passo 3, l'utente ha già finito, non deve fare nulla. Quindi sarebbe un'alternativa a un passo che non esiste. Va bene, lo possiamo accettare così. Se invece vogliamo fare i puristi, sulle slide c'è scritto che quando aggiungiamo qualcosa bisogna indicarlo così, con due sbarre, per dire un passo 3 aggiuntivo, aggiunto. Ma non mi piace, lascio a 3A. È uguale, l'importante è che ci capiamo. Non dobbiamo compilarle queste cose, dobbiamo capirle. Allora, il passo 3A, cioè il passo 3 che è in alternativa alla chiusura normale del caso d'uso, è che l'utente chiede di annullare la cancellazione. Annullare la cancellazione è una doppia negazione, quindi tra parentesi spieghiamo bene, ripristinando la domanda. A questo punto il sistema ripristinerà la domanda e tornerà al caso d'uso precedente, cioè che lo contiene, no?
Se io faccio vedere questo a uno sviluppatore, a chi mi deve fare il sito, e poi gli faccio vedere l'altra versione in cui punto 1 è uguale, il punto 2 è il sistema chiede all'utente se vuole davvero confermare la cancellazione, e il punto 3 c'è scritto l'utente clicca sì e quindi il sistema cancella, che è la versione brutta, col pop-up sei veramente sicuro, lo sviluppatore di sicuro preferisce il secondo, perché è facile. Fa una richiesta, se sì, la cancella, ma una volta che è cancellata, è cancellata. Qui, dal punto di vista software, è un po' più un pasticcio. Perché io ho la tabella, cioè la domanda l'ho cancellata, ma devo essermela salvata da qualche parte perché la devo poter scancellare subito dopo. Qui c'è parecchio più, cioè diciamo che è il doppio più difficile, non difficile come difficoltà, ma come impegno. Farlo così che non fare ok, annulla, cancella, conferma, eccetera, con dei bottoni di domanda preventiva. Quindi stiamo costruendo, scegliendo di costruire un sistema che è più complesso internamente, complessità funzionale maggiore, la chiamavamo, per avere una complessità d'uso minore. Ci stiamo impegnando per avere un sistema facile da usare e quindi avere più funzionalità, tipo il ripristino della cancellazione, che nell'altro caso invece non c'era, una volta che è cancellata è persa per sempre, con un numero di passaggi di interazione minore. Questa è la direzione in cui dovremmo sempre cercare di andare. A livello di mockup, vabbè, è banale, nel senso che dobbiamo semplicemente fare una variante di questo. Una variante di questo in cui non ci sia più la riga e sotto invece ci sia il link. Allora, questo qui va bene, lo duplichiamo. Quindi supponiamo che l'utente abbia cancellato la domanda 2, questo è quello nuovo duplicato, quindi io dalla tabella cancello la vecchia domanda 2, ha una riga in meno, e le altre ovviamente le rinomino. Le rinumero, scusate. Questo non ci sono domande inserite, non mi interessa. E invece aggiungerò un link che metterò qua, in cui scrivo la domanda è stata cancellata. Vuoi? O fai clic qui per ripristinarla. Mi sarebbe venuto spontaneo dire la domanda 2 è stata cancellata, ma non posso perché la 2 adesso è un'altra, quindi supponiamo che lui sappia qual è quella che ha appena cancellato. Oppure devo mettere tra virgolette un pezzo del titolo. Se non sbaglio, se usate Gmail fa proprio questa cosa qua quando voi cancellate una mail. La cancellate e sopra vi compare un messaggio che è praticamente questo. Dov'è? Sì. Questo qua? Dove c'è l'icona per modificare? Sì, solo che dentro la tabella c'è del testo e non del link. È proprio solo una questione di balsamic. Sì, potrei scrivere qua modifica in blu, qua dentro. Solo che dentro un campo di una tabella non so se si può fare, tutto lì. Sì, l'intenzione è che questo ovviamente deve essere un link e se vogliamo lo possiamo mettere, come dicevo, sopra.
così. Una cosa del genere. Poi correggo l'errore di stampa. Quindi la cancellazione l'abbiamo fatta. Inserimento e modifica. Inserimento e modifica di cosa? Di una domanda. Cos'è una domanda? Una domanda è composta da un quesito, da un possibile disegno, eventualmente da un peso, un coefficiente, e da esattamente 5 risposte possibili. Qui c'è una molteplicità 5, 5 secco, non fino a 5, esattamente 5. E poi l'informazione che una di queste 5 è la risposta esatta. Allora, per coerenza, visto che questo è un dato, se vogliamo, un'informazione abbastanza complessa, per coerenza e anche per comodità, io mi immaginerei un mockup uguale sia per l'inserimento che per la modifica. Con la differenza che quando faccio inserisci in una domanda, mi prepara i campi che mi servono tutti vuoti, quando faccio modifica mi prepara gli stessi campi con già i dati che avevo. Ma poi da quel momento in avanti è la stessa cosa. Cioè si comporta nello stesso modo. E dal punto di vista visuale sono identici. Allora, il mockup in realtà è molto semplice. Dal punto di vista dei passaggi. Inserisci in una domanda, pensiamo all'inserisci, poi la modifica sarà uguale all'inserisci con i campi già precompilati, dal punto di vista visivo. Quando l'utente clicca su inserisci, cosa si aspetta? Si aspetta di vedere una pagina bianca nuova con dentro questi campi. Il quesito, che è un campo tra l'altro obbligatorio, la possibilità, ma non l'obbligo, di caricare un'immagine, l'obbligo di inserire un peso, e poi 5 domande da inserire, 5, scusate, risposte possibili da inserire. Allora, alla fine abbiamo detto 8 cose, 5 risposte, il quesito, il disegno, il peso. Ci stanno tutte in un'unica pagina? Oppure dobbiamo pensare a due pagine, una per, diciamo così, la domanda e l'altra per le 5 risposte? Io cercherei di farle stare tutte nella stessa pagina. Anche perché così è il colpo d'occhio sulla domanda nel suo complesso. Allora, se stanno tutte nella stessa pagina, a livello di caso d'uso l'inserimento è abbastanza semplice. Dove è andato? Abbiamo che l'utente sceglie, punto 1, di inserire una domanda. A questo punto il sistema deve mostrare qualcosa? No. A questo punto non c'è informazione che il sistema mi deve dare. Semplicemente il sistema predispone i campi per l'inserimento dei dati. Se sta tutto in un'unica pagina, l'utente dentro questa pagina magari ci sta 20 minuti, perché deve riempire tutti i campi, li rilegge, li guarda, eccetera. Ma poi alla fine l'interazione col sistema è una sola quando conferma. Quindi il punto 3 è che l'utente inserisce i dati necessari. E poi salva ed è finito. L'unica eccezione è l'immagine.
inserire l'immagine non è un'operazione che faccio come inserire un campo di testo. Richiederà un clic a parte. Quindi dobbiamo un attimo ragionare su come fargli inserire l'immagine. Ma diciamo così, la modalità di interazione è molto semplice. Una pagina con cui riempire i dati e fare salva. Allora, dimenticando per un attimo l'immagine, come potrebbe essere questa pagina? Proviamo a creare un nuovo mockup. Ah, okay. Questo era questo qua, non l'ho salvato, scusate, era GDR, gestione domande e risposte, elimina, domanda, era l'unico che avevo. Ecco, adesso ne faccio, fatemene fare uno nuovo. Perché non c'è più il new? Allora, io pensavo all'inserimento domanda in cui mettiamo obbligatoriamente, vedete, il titolo, quindi si tratta di un'etichetta, quesito l'avevamo chiamato, e un campo di testo, lo faccio un po' ampio, ma non tantissimo, per indicare al docente, guarda, questa qua è una domanda che può anche andare su due righe, o su tre righe. Poi avrò le risposte possibili. Quindi ho la risposta 1, con a fianco un campo di tipo testo. Questa volta lo immagino di una riga sola. E questo lo duplico che duplica così. Uno, due. Tre, quattro, cinque. Allora, dicevamo, al netto dell'immagine, ce ne occupiamo domani, che finiamo, in cui finiamo l'esercizio, mancano ancora due cose qua. Uno è il peso, che possiamo, vediamo se, potremmo indicarlo così. Adesso poi pensiamo dove sia più opportuno metterlo, ma, no? Un peso 1.0, con le freccioline posso aumentarlo o diminuirlo, oppure decisamente scriverci dentro. E l'altra cosa più importante è qual è la risposta giusta. Queste cinque risposte non sono tutte uguali, nel senso che una non funziona più. Una è quella giusta. Come facciamo a
far svettare quella giusta, o far, permettere all'utente, al docente di indicare qual è quella giusta, io ci vedrei bene dei radio button a destra, in cui lui a quel punto è obbligato a selezionarne una, e una sola, per poter procedere. Ok? Allora, domani, primo quarto d'ora, terminiamo questo esercizio.